appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. La struttura dell'Allianz Arena si tinge di un rosso brillante ogni qualvolta la squadra della città gioca in casa. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Fabio, non può che essere la pulce argentina. Lionel Messi, semplicemente il migliore. Una vera gioia per gli occhi, un giocatore che è sempre in grado di fare magie. Con lui in campo si va sempre sul sicuro. E guarda, stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Non impensierisce la difesa. Kimmich. Ecco Cruyff. Prova la verticalizzazione. Trova il compagno in ottima posizione. C'è spazio, tenta la conclusione. Rete! Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Cristiano Ronaldo è stato bravissimo. Ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità. Non è sempre facile. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Attenzione al tiro! Va in rete! Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo, cosa ne pensi? La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Si riparte, di nuovo in parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. E parata di Donnarumma! Sbroglia la situazione. C'è la palla lunga in avanti. Cafu. Messi sicuri in fase di palleggio. Qui deve tirare e c'è il gol del Napoli. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Cristiano Ronaldo. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Occhio alla conclusione. E sì, trova la rete. Il Bayern di Monaco ha raddrizzato la situazione. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Nuovamente in parità, non mollano mai. Incredibile, il pareggio. Tenta il numero. Vediamo se crossa. Occhio, un altro cross. Prova il tiro. Non è riuscito a trovare il gol. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale la munizione. La mette in avanti. Matheus, il suo pallone è morbido. Palla intercettata. Decide di non rischiare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Matheus. Messi cerca la fondo sulla sinistra. Messi. Pallone promettente, il difensore può spingere. Ecco il tiro! E c'è il palo! Pericolo in aria, colpisce! Ha messo alla prova il portiere! Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Alla peggio nello scontro di forza. Messi, occhio al tiro!
e c'è il gol del Napoli. Rimettono la testa avanti, che partita! Doveva solo appoggiare e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Cafu, ottimo il fraseggio. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Palla può concludere. Una partita ricca di emozioni. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Prova il tiro. Colpisce in linea il portiere battuto. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Palo. Veramente sfortunato. Non è entrata per una questione di centimetri. Cerca l'uomo là davanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Puyol. Toni Kroos. Un primo tempo quasi a sgoccioli. Cruyff, di forza, riceve il passaggio, la gioca in aria. Matheus, Cristiano Ronaldo. Ottima discesa sulla destra. Pallone lungo in verticale. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cristiano Ronaldo. Ecco Cruyff. Mohamed Salah. Prova la conclusione. Una palla in chiodo. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? La difesa non può permettere. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Sono trascorsi soltanto 45 minuti, Fabio, e ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. E come dicevamo, abbiamo solo il primo tempo alle spalle, c'è ancora molto da vedere. Partiti, e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Scodella in avanti. Messi. Arriva Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pronto al tiro. Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Lungo passaggio in avanti. Salah. Si libera la grande. Cerca il numero. Matheus. Palla riconquistata immediatamente. La gioca a sinistra. Messi. Cristiano Ronaldo ha la possibilità di andare verso la porta. Cristiano Ronaldo. Bruttissimo fallo in aria. È un momento cruciale per entrambe le squadre. E adesso c'è solo il portiere tra lui e il pareggio. E c'è il pareggio. Non ha sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. L'esito di questa gara, secondo me, sarà in bilico fino alla fine. A
A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Mohamed Salah. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. C'è Messi. La gioca sulla destra. Beckham. Messi. Matheus. Palla in avanti verso il compagno. Cafu. Graev. Prova Salah. Salah. È davvero una bella serie di passaggi questa. L'estremo difensore la calcia lunga. Passaggio in avanti nello spazio. Possibilità di tiro. Scodella in avanti. Vieira con l'intercetto. Palla che torna nella zona del portiere. Il portiere la spedisce su. Kimmich. Arriva Cristiano Ronaldo. Cruyff, buona opportunità. La gioca all'indietro. Beckham. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Tocco morbido. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Matheus cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Kimmich. Toni Kroos. Salah. Cruyff, buona opportunità. Questo errore potrebbe essergli fatale. Allontana il pericolo. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. C'è Messi. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Se ne va. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Salah. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. E trova il compagno. C'è il tiro. E c'è il gol del Napoli. E si sono ripresi il vantaggio. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Colpisce verso la porta. La sfera entra in porta. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Ha fintato e trovato l'angolo, davvero spettacolare. Sembrava danzare sul pallone. Ha messo la difesa fuori causa e segnato un gran gol. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino.
sulla destra. C'è l'opportunità per il contropiede. Matheus fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cafu prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga in avanti. Vediamo se può capitalizzare. Appena due i minuti di recupero concessi. Manolas riconquista la palla. Cerca il passaggio profondo. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Pallone lungo in verticale. Cafu. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Luca, ti aspettavi una rimonta così? A un certo punto per loro la partita si era messa male, ma non si